realtà noi non è che siamo molto mondaioli, poi devo da dire. Quando c'è nata Matilda ancora di meno, cioè io ormai penso che forse neanche a scrivere la fine di Striscia Notizia che già dormo. No, no, diciamo che passiamo tantissimo tempo con nostra figlia, che è una delle cose più belle che ci sia capitata. La babysitter, quindi ci siamo noi. Insomma, quindi la vostra vita è cambiata tantissimo. Ma in realtà, come ci dicevano i nostri amici, vedrai la vita ti cambia tantissimo. No, è migliorata tantissimo, perché comunque una bambina ti riempie il cuore, ti riempie la vita. È chiaro che determinate cose non le puoi fare, ma devo essere sincera, non ho neanche voglia di farle. Mi piace stare con lei adesso. Prima andavamo al cinema, passiamo la vita da Blockbuster a prendere i film, c'è Sky, quindi no, no, ma è giù, no, ma è giusto, insomma, ripeto. Dai, noi non è che siamo così casalinghi adesso. Dimmi l'ultima volta che siamo usciti. Oggi? Ecco. Ecco, non vi volevo mettere in crisi. No, 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 ma è vero, ma è giusto così, cioè, a me diverte comunque giocare con lei e con mia figlia e a cena fuori sono stato tutta la vita, ci ritornerò. Adesso mi voglio godere mia figlia con mia moglie. Poi noi a cena usciamo lo stesso, ma con Matilda in mezzo, c'è sempre lei. Quindi. Però quando si stufa ce la andiamo via. Comanda lei. Secondo me è lei che ci manderà via tra un po'. Sì, sicuro. Infatti adesso stiamo già cercando avete casa. Avete fatto vedere qualche puntata, qualche replica del Grande Fratello? È ancora piccola, 6 mesi e mezzo, ma però sicuramente gliela faremo vedere. Oggi ho scoperto Titti e Silvestro e rideva come una pazza, quindi insomma, passo per passo. Sì, è molto riderà carino. Riderà di più quando vedrà le nostre scene nella casa, probabilmente, sì. Ah, sì. Può essere, certe cose però non gliele facciamo vedere. No, no. Tanto le vedrà lo stesso. E quest'estate invece dove andrete? Quest'estate sicuramente saremo un po' in giro in Italia, sicuramente in montagna e poi andiamo in America, perché noi abbiamo questo amore verso gli Stati Uniti e vogliamo contagiare anche Matilda, che è il suo primo viaggione. Sì, ce la portiamo e chiedo già scusa a tutti quelli che saranno in aereo con noi. Portate pazienza, non per nostra figlia ma per Katia, perché fa così. Non è vero. Ma chi assomiglia di più? A me. Assomiglia... È vero, dicono tutti che assomiglia a lui. Tutti assomiglia a me. No, diciamo che grazie a Dio dorme come la mamma, quello è già un grosso punto a favore. E ha i colori di Katia, bravo, ha delle bionda, mie... cioè, vuoi me... ha delle... ha delle mie movenze, delle mie espressioni, però insomma ancora è presto, 6 mesi... Ma di solito si dice ogni scarafone è bello a mamma sua, no? In realtà, quindi ogni bambino è bello per sua madre, però sinceramente Matilda è un bijou, proprio carina. Ride tanto, fa le pernacchie e ride. Quindi più di così, guarda. Piange strana poi, sì, fa delle facce stranissime, ride sempre, ride a suo modo, perché fa dei versi è da vedere, insomma. Io spero infatti che prima o poi la porterete in giro a qualche festa e la incontreremo. Beh, speriamo. Sì, quando speriamo, sarà maggiorenne. Da. Adesso per il momento è venuta a fare shopping, il che va sempre bene. Beh, certo. Ci posso credere. Gossip News è sempre pieno e ricco di nostre ammiratrici, devo dire che sono assidue frequentatrici del vostro sito, quindi un bacio a Gossip News. Uno dei siti web più cliccati, quindi continuate così, tante cure, grazie di tutto.